Sì, è vero, quando mi hanno proposto questo titolo ho detto, ah, che divertente, proprio un argomento interessante. Poi ci ho pensato meglio e ho detto, ah, adesso cosa gli racconto? Io non sono un comunicatore e quindi ho cercato semplicemente di mettere insieme delle slide con alcune riflessioni. Questi sono esempi di comunicazione contraria ai progetti LIFE che hanno riguardato gli scoiattoli grigi. Vedete, talvolta problemi di comunicazione ci sono. Questo perché lo scoiattolo grigio, che è oggetto di questi progetti, noi lo vediamo così. Ma il problema è che molta gente lo vede così. E dietro questo cartone animato, questo pupazzo, c'è un mondo disneyano, un retaggio emozionale che avvicina gli animali a noi, li rende simili a noi e diventa difficile interagire con questi animali. Soprattutto diventa difficile comunicare che questi animali li vogliamo mettere in gabbia, li vogliamo rimuovere. Provate a immaginare un animale peloso, piccolo, che potete tenerlo in mano, che assomiglia a un peluche, quel peluche che i bambini usano per dormire. Dovete raccontare che questo animale è stato portato in Italia, in Europa, si trova nei boschi, è un pericolo e occorre rimuoverlo, occorre sopprimerlo. Certo, le ragioni ci sono ragioni scientifiche che vi dicono che lo scoiattolo grigio non può competere allo scoiattolo rosso, non può stare con lo scoiattolo rosso perché ne termina l'estinzione. Ma come fate a raccontare che occorre sopprimere questo bel animaletto? Se voi aveste una società di comunicazione, accettereste questo tipo di comunicazione? La ragione scientifica è dalla vostra parte, ma le emozioni no. E le emozioni sono in grado di spazzare via la ragione in un momento. Sono come una valanga emozionale che portano in un'unica direzione. E voi invece dovete agire in senso contrario. E in senso contrario vuol dire che questo pupazzetto deve essere rimosso dai nostri boschi, deve essere soppresso. Avete un macigno che dovete portare verso l'alto, uno sforzo enorme per guadagnare pochissimi passi in salita. Ma è sempre così? No, non è sempre così. Queste sono semplicemente le prime pagine di Google che sono venute fuori mettendo ambrosia. Provate a guardare le parole, come combatterla, attenzione all'ambrosia, uniti contro l'ambrosia. Questa è la zanzara tigre, attiva, la mappa dell'invasione, la zanzara killer. Quindi in alcuni casi la comunicazione è molto più semplice. È come una valanga che scende in discesa, voi lanciate la prima palla di neve e poi pian piano si diffonde fino a formare una slavina, in questo caso positiva, verso il basso. Come mai? Beh, certo, perché queste due specie interagiscono negativamente direttamente con l'uomo, l'ambrosia allergenica, la zanzara portano delle malattie. Quindi c'è una visione antropocentrica che ci porta a dire che le specie invasive che ci danneggiano direttamente vanno controllate, anzi un obbligo. Non è lo stesso ovviamente per difendere la biodiversità, perché? Perché questa è una visione antropocentrica, l'uomo sta in cima, tutto ciò che ci danneggia deve essere rimosso. Ma è possibile avere una visione un po' meno antropocentrica, un pochettino più olistica, che tende a rivedere le cose in un altro modo? Beh, certo. Questa è una semplificazione delle reti, degli attori che interagiscono tra di loro nella gestione delle specie invasive. I mass media ricevono informazioni da tutti questi attori, le elaborano e li ritrasmettono in maniera positiva o negativa, prendendo delle posizioni oppure no. Dobbiamo però cercare di uscire da questo aspetto emozionale, perché nell'aspetto emozionale è difficile far passare poi informazioni scientifiche corrette. Questa parte l'ho messa solo perché mi piaceva la slide, quindi ho cercato un motivo per poterla inserire. È una riflessione: noi come specie umana abbiamo una responsabilità nei confronti della natura? O dobbiamo preservare l'ambiente naturale per noi e per le generazioni future? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Se la risposta è sì, allora dobbiamo agire per la loro protezione. Ed è quello che ci dice la biologia della conservazione. La biologia della conservazione è intraprendere azioni, agire in questo caso per difendere le specie e gli ambienti. E noi sappiamo che le maggiori minacce alle specie sono la distruzione degli habitat, le specie invasive, cambiamenti climatici e il prelievo eccessivo.
Quindi forse esiste un linguaggio che può unire i diversi attori che sono interessati alla gestione delle specie aliene, magari non coinvolgendoli tutti, ma la gran parte. Ed è appunto la biologia della conservazione, un approccio pragmatico e che ci impone delle scelte. Ne abbiamo parlato ieri, se ci sono i ratti sulle isole, le berte non riescono a riprodursi. Vedete, un monitoraggio successo riproduttivo azzerato perché semplicemente i ratti si mangiano tutti i pulcini. Se togliamo i ratti, il successo riproduttivo aumenta, l'80% in molti anni successivi. Quindi noi dobbiamo fare una scelta, e la scelta non è tra agire e non agire, ma semplicemente tra avere i ratti o avere le berte. Anche la non scelta è una decisione. Ritorniamo a questa slide iniziale. Io, come lavoro, faccio l'ecologo, quindi cerco di analizzare dei dati per fornire un quadro di sintesi. Ed è quello che abbiamo fatto anche durante lo scorso progetto LIFE con Simone Elioi, abbiamo cercato di analizzare la copertura mediatica del progetto, con il tentativo di verificare se la nostra comunicazione era stata efficace oppure no. Questo perché l'opinione pubblica è particolarmente influenzata dai vari mezzi di comunicazione, soprattutto quando ha poca esperienza sull'argomento trattato. E le specie aliene, l'abbiamo visto prima, è uno degli argomenti su cui le persone non hanno molta esperienza. Esistono, noi lo sappiamo, i giornalisti hanno un linguaggio che spesso è studiato apposta per convincere la gente, il cosiddetto framing, il tono di comunicazione. Cioè la tendenza dei giornalisti a utilizzare le parole per attirare l'attenzione su alcuni argomenti in maniera positiva, evidenziandone altri magari in maniera negativa. Quindi la comunicazione, per essere efficace, deve sfruttare questi strumenti, ma noi come ricercatori abbiamo anche poi il compito di verificare se la nostra comunicazione è stata efficace oppure no. Ed è quello che abbiamo fatto, perché ci sono delle tecniche, l'analisi dei contenuti multimediali, che ci permette di valutare i singoli pezzi informativi su un progetto, andando a analizzare il testo attraverso parole chiave e l'analisi dei loro contenuti. Vabbè, questo è il progetto LIFE. Voglio solo sottolineare un punto. In Piemonte e Lombardia si è prevista la cattura e soppressione eutanasica di animali. In Liguria, a Genova, l'abbiamo visto anche ieri, cattura e sterilizzazione, quindi un approccio più soft. Il progetto in generale ha avuto molte opposizioni, se ne è parlato. Questi sono alcuni esempi di parole chiave. Una vittoria importante per la tutela dello scoiattolo rosso. Articolo positivo. Gli scoiattoli grigi dei parchi di Nervi saranno trasferiti a Villa Gambolo. È un fatto neutro. Interventi di sterilizzazione e deportazione che ci ricordano un giovane tedesco di alcuni decenni fa. Sicuramente negativo. La disfida degli scoiattoli, gli americani vengono sterilizzati. Nervi ha aperto la caccia, ma sono americani, stanno sterminando i rossi. E anche comunque citare il fatto che ci sono movimenti di opposizione, quindi un approccio più equilibrato. E questo invece è Hitler. Ebbene, il 50% della copertura mediatica ha riguardato Genova, dove l'approccio è stato più soft, non il Piemonte e la Lombardia, dove invece dove le tecniche sono state decisamente più impattanti. E la maggior parte, il 50% degli articoli usciti su Genova erano di tipo negativo. Come mai? Perché a Genova gli scoiattoli stanno in città, vicino alla gente, vicino a quel mondo disneyano, vicino a quelle emozioni. In Piemonte e Lombardia invece le operazioni avvenivano lontano dalle città. Questa è l'analisi del trend di tutti gli articoli usciti. Vedete che ci sono dei picchi che corrispondono a delle fasi ben precise del progetto. Il progetto è stato presentato, picco giallo, neutro. Sono state divulgate le prime attività in Piemonte e soprattutto in Lombardia, picco negativo, rosso. Abbiamo cercato di fornire informazioni sulla competizione tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio, picco verde, articoli positivi. È uscito il decreto che vietava il commercio di queste specie, di nuovo un picco verde, articoli positivi. Sono iniziate le attività a Genova con una prima conferenza stampa, picco negativo, altri picchi negativi e poi vedete un picco neutro quando effettivamente sono iniziate le catture.
Tra l'altro, noi consideriamo gli articoli neutri come positivi, perché comunque favoriscono la diffusione di informazioni scientifiche che noi riteniamo corrette e che quindi aumentano la consapevolezza nei cittadini. Se mettiamo assieme articoli positivi e neutrali, vedete che comunque alla fine sono prevalsi rispetto a quelli negativi. Genova. Questo è il trend di articoli focalizzati su Genova. In effetti per molto tempo abbiamo avuto una stampa negativa, che però col tempo è diminuita fino a essere inferiore rispetto agli articoli positivi. Come mai? Beh, all'inizio abbiamo avuto un'opposizione di gruppi locali legati ai giardini di Nervi e particolarmente legati in maniera emozionale a questi scoiattoli. Successivamente, grazie anche a Lega Ambiente, abbiamo aumentato la comunicazione focalizzata proprio su Genova con contatti diretti con i giornalisti. Abbiamo aperto una pagina Facebook seguita quotidianamente da una persona, perché altrimenti la pagina non serve a niente. La Regione ha vinto il ricorso al TAR e il ricorso al Consiglio di Stato, e questo dimostrava che le procedure amministrative erano corrette, e quindi effettivamente c'è stata una diminuzione. Quindi, e concludo, questo ci dice che è possibile in qualche modo effettuare una comunicazione, è possibile cercare di spiegare che lo scoiattolo grigio va rimosso non perché è una specie cattiva, ma perché l'uomo l'ha messa nel posto sbagliato, non più in America ma in Europa, dove compete con il nostro scoiattolo rosso. Il nostro scoiattolo, se volete, quel piccolo animaletto che sta nelle nostre mani, peloso, disneyano, che però sempre presenti qui da noi da millenni e che forse è quello che veramente dorme con i nostri bimbi. Grazie per l'attenzione.